In un pittoresco villaggio annidato tra le valli verdi e rigogliose, c'era una capra di nome Gina. Gina non era una capra qualunque. Era vivace, curiosa e aveva uno spirito avventuroso che non conosceva limiti. Mentre le altre capre si accontentavano di pascolare nei prati vicini, Gina fissava le vette imponenti che svettavano all'orizzonte. «Perché restare qui a guardare in su quando posso essere là in cima?» si chiedeva con un misto di sognante ambizione e caprina curiosità. Un giorno, mentre Gina stava facendo il suo solito giro esplorativo intorno al villaggio, sentì due vecchi caproni parlare di una montagna leggendaria. Era talmente alta che le sue cime sfioravano le nuvole, un luogo dove il cielo e la terra si incontrano. Si diceva che lassù l'erba fosse più verde e saporita che in qualsiasi altro posto al mondo, alimentata dalla pura essenza delle nuvole e del sole. Questa storia ha acceso una scintilla nei suoi occhi. «È lì che devo andare», decise con determinazione, e così iniziò a pianificare la sua grande avventura. Gina sapeva che il viaggio non sarebbe stato facile. Così iniziò a prepararsi con la serietà di un vero alpinista. Ogni mattina faceva esercizi di salto per aumentare la sua forza e agilità. Correva zigzagando tra le rocce per migliorare la sua capacità di navigare terreni difficili. E, credeteci o no, praticava anche yoga per capre per mantenere la sua mente e il suo corpo flessibili e pronti a qualsiasi sfida. Armata di un piccolo zainetto riempito con i migliori spuntini, foglie di quercia essiccate e un po' di sale delle montagne, e una mappa approssimativa fornita dal vecchio caprone saggio, Gina partì verso la montagna. Il cammino verso la cima era costellato di sfide. Gina affrontò rocce scivolose che mettevano alla prova la sua destrezza e campi di ghiaccio che richiedevano una precisione quasi ballettica. In un'occasione si trovò faccia a faccia con un marmotto curioso e veloce che la sfidò a una gara di corsa lungo un crinale stretto. Gina, con il suo spirito competitivo, accettò e, sebbene fosse una sfida strettissima, imparò l'importanza della velocità e dell'agilità. Ogni ostacolo superato la rendeva più forte e più determinata a raggiungere la cima. Mentre saliva sempre più in alto, Gina iniziò a comprendere il vero motivo per cui le capre scalano le montagne. Non era solo per la deliziosa erba o per il senso di trionfo. Era per la vista che si apriva man mano che si sale. Un panorama sempre più ampio e mozzafiato di valli lussureggianti, fiumi serpeggianti e boschi densi. C'era una sensazione di libertà immensa, quasi come se potesse toccare il cielo con uno zoccolo. Con il vento che le scompigliava il pelo e il sole che le scaldava il muso, Gina si sentiva più viva che mai. Dopo giorni di scalata, pieni di peripezie e scoperte, Gina raggiunse finalmente la cima. L'erba era davvero come aveva immaginato, verde, fresca e incredibilmente gustosa, quasi come se fosse stata baciata dal sole stesso. Ma ciò che veramente colpì Gina fu la vista, un panorama a 360 gradi di pura bellezza, un mondo che sembrava infinito e meravigliosamente suo. In quel momento, Gina capì che non era solo la meta a rendere il viaggio speciale, ma ogni passo che aveva fatto per arrivarci. Saziata d'erba e di bellezza, Gina iniziò la sua discesa. Era un viaggio diverso, riflessivo e pieno di nuove prospettive. Al suo ritorno, il villaggio la accolse come una leggenda. Le storie delle sue avventure e del suo coraggio si diffusero tra tutte le capre, ispirando generazioni future. Da quel giorno, ogni volta che una giovane capra guardava la montagna e sognava di scalare, Gina le sorrideva con comprensione e le sussurrava: «Perché no? Anche i sogni più alti sono raggiungibili, basta avere il coraggio di fare il primo salto». E così, amici, la storia di Gina ci insegna che ogni montagna, ogni sfida, ha il suo perché. Per le capre come Gina, scalare è più di un semplice passatempo. È un viaggio di scoperta, libertà e realizzazione dei propri sogni. Ed è un promemoria per tutti noi. Con un po' di coraggio e molte caprine acrobazie, anche i sogni più in alto possono essere raggiunti.